di radiodelcavo.it, di Facebook, della nostra pagina Facebook di Casa Ipotea. Siamo in attesa, siamo nel periodo di cambio tra il penultimo evento di questo festival del volontariato organizzato da CSV Brindisi Lecce e l'inizio del nostro. Intanto vi presento gli ospiti di questa sera, che non ne ha ospitato nessuno perché siamo tutti noi. Il mio nome è Francesco. Non si può ospitare nessuno. Massimo a sé era a un certo punto, poi dopo non si è capito molto. Il mio nome è Francesco Giaquinto, sono il presidente, diciamo, sono onorato di essere il presidente di questa associazione Casa Ipotea APS. Poi Andrea Settembrini, non so bene il ruolo. Tu sei il segretario. Segretario. Sono il segretario e responsabile delle attività culturali di Casa Ipotea. Io sono Gabriele Licchelli e insieme a Andrea mi occupo anche delle attività culturali di Casa Ipotea. Nonché essere il vicepresidente, ricordiamo sempre noi le formalità perché non ci piace essere molto formali. E ringraziamo anche Michele Ferilli di Radio del Capo che coordina queste riprese di questo evento online. Ciao Michele, vuoi dire un ciao Michele? Fa un ciao con la mano, ovviamente non si può inquadrare, comunque di un ciao a voce. Ciao. Ciao, ecco Michele che ci saluta, perfetto. A quanti utenti connessi siamo? Possiamo... Ok, dunque, per iniziare, diciamo che questo è un evento che si inserisce all'interno del Festival del Volontariato promosso da CSV Salento, anzi CSV Brindisi Lecce, con la nuova denominazione da un po' di tempo a questa parte, per cui ringraziamo, lo rifaremo anche più in là, il presidente Luigi Conte e tutti i volontari che si occupano e che ci hanno coinvolto in questa bellissima iniziativa. Festeggiamo oggi la giornata del volontariato, quindi è proprio a rappresentanza, diciamo, di questo spirito volontariato che associazioni si sono raccolte per poter illustrare un po' le proprie attività, ma in un certo senso anche a riflettere sulla sfida del volontariato. Ho avuto modo di seguire diversi eventi online di questo Festival del Volontariato e mi piace proprio cominciare da un dato che è emerso durante il primo evento di questo festival, con la presentazione di una ricerca sulla restanza nel Salento, laddove restanza, questo neologismo, sono le persone che scelgono di restare oppure di ritornare a vivere nei nostri territori, nelle province di Brindisi, di Lecce, comunque territori periferici italiani che a differenza di altre periferie confinano per tre quarti del territorio col mare, quindi neanche con altri, diciamo, stati vicini come magari le periferie del nord Italia, per esempio, che magari è una periferia italiana, però può essere anche l'inizio di un nuovo stato, questo potrebbe avere anche più possibilità in un certo senso, confinando con un mare che non è più quello frequentato durante prima della scoperta dell'America, quindi non crea neanche molte possibilità di... e spesso si creano molti microcosmi territoriali. Sono particolarmente stato interessato da un dato che è stato illustrato da Antonella Nicolì, la collaboratrice di CSV Salento, che CSV Brindisi Lecce, che ci ha coinvolto anche con la ricerca che ha condotto, in cui ha contato circa 20.000 volontari tra le province di Brindisi e di Lecce. Tra questi 20.000 volontari sono sottorappresentati, sono meno rappresentati anagraficamente i giovani con meno di 30 anni e gli anziani con più di 60 anni, cioè il volontariato, detto in altri termini, nelle province di Brindisi e Lecce è frequentato e praticato soprattutto dalla fascia media, lavorativamente attiva si definirebbe statisticamente. Meno invece da studenti o comunque giovani fino alla trentina d'anni oppure una fascia d'età più avanzata. È singolare questo effetto perché il titolo del nostro evento odierno si intitola proprio Le sfide di chi resta, invecchiamento attivo e fuori sede. Ci tengo anche a ringraziare il comune di Gagliano del Capo che aveva patrocinato l'evento che avremmo dovuto fare in presenza l'8 novembre scorso presso l'auditorium comunale,
purtroppo per cause a noi note, diciamo, di restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, abbiamo deciso di spostare questo evento e farlo oggi in forma online e poi rifarlo in presenza un giorno quando sarà possibile incontrare, diciamo, e anche chiacchierare con voi di persona, perché oggi è molto limitante parlare, anche se potete sempre interagire attraverso i commenti nella pagina Facebook o chiamatemi, mi fate delle domande o chiamate a me, quello che volete. E dicevamo, il titolo è proprio questo: le sfide di chi resta, invecchiamento attivo e fuori sede. Mettiamoli insieme al primo dato, ossia che le persone meno rappresentate tra i volontariati, tra i volontari del Salento, sono proprio i giovani e gli anziani. Di conseguenza, dal nostro punto di vista, e questo è un po' il tema sociale e culturale della nostra associazione che ha sede al Gagliano del Capo, è quello proprio di voler concentrare l'attenzione su queste due fasce di popolazione. E questo è il tema anche del libro che presentiamo oggi, il primo edito da Casa Eputea, edizione Casa Eputea, dal titolo Più anni e meno danni nel capo, con la C maiuscola, inteso come capo di leuca, ma anche come capo, perché non l'ho detto, io sono uno psicologo, loro sono degli esperti e professionisti del settore cinematografico. Casa Eputea, il sottotesto è cinema e psicologia, quindi queste materie diventano mezzo per raggiungere i nostri obiettivi. E il sottotesto di questo libro, presentato e pubblicato nel dicembre del 2019, è A chi appartiene il nostro futuro. È stato presentato la prima volta qui dentro il 9 febbraio del 2020, ma sembra una vita fa, perché poi il nostro futuro in un certo senso è precipitato e non si è capito più nulla. Avremmo voluto presentarlo in più paesi, del capo di leuca, ma non solo, abbiamo avuto contatti e inviti da diverse parti, il CSV stesso ci ha, diciamo, subito proposto di presentare il libro in delle occasioni in presenza, poi però dal che giorno era? 5-6 marzo? Abbiamo dimenticato. Dalle di marzo del 2020 non si è più capito nulla, e di conseguenza oggi è la nuova presentazione dopo il 9 febbraio 2020. Questo vuol dire che è difficile anche fare volontariato in questo clima qui, però non ci fermiamo e ovviamente andiamo avanti. Io vorrei fare una breve premessa sul tema invecchiamento attivo e fuori sede. Alcuni cenni demografici prima di passare la parola ad Andrea e a Gabriele, che sono essenzialmente questi. Il capo di leuca è formato dai 14 comuni, prima erano 15, poi hanno accorpato Presicci Acquari, no? Ora sono 14, ma potrebbe essere anche un unico comune, un comune di 86.000 abitanti circa, in discesa, che, diciamo, sono limitrofi a Capo Santa Maria di Leuca, proprio alla splendida frazione di Cassino del Capo, che è Santa Maria di Leuca. Questi 14 comuni sono caratterizzati demograficamente da un trend che è comune anche con la provincia di Lecce, con la regione Puglia, in parte col territorio nazionale, anche se è una caratteristica più tipica dei territori di periferia, ossia lo spopolamento, cioè sta diminuendo la presenza di persone residenti in questi comuni, diminuisce di anno in anno, e l'invecchiamento della popolazione, ossia sta aumentando il rapporto tra over 65 e under 14. Solo per leggere alcuni dati che sono tratti dalla relazione d'ambito territoriale dell'ambito sociale territoriale di che fa capo fila a Gagliano del Capo e quindi rappresenta tutti questi comuni, solo per leggere alcuni dati si è passati nel 2001 dalla presenza di 112 nonni, abbiamo detto, ogni 100 nipoti, fra virgolette, 112 over 65 ogni 100 under 14, nel 2017 a 190, il libro è fermo agli ultimi aggiornamenti del 2017, però ho consultato anche gli ultimi aggiornamenti degli ultimi due anni e abbiamo superato i 200, abbiamo superato, cioè praticamente il numero degli over 65 è il doppio rispetto al numero degli under 14. Voi dite, non ci sono nascite, c'è l'allungamento della vita, questo non basta per spiegare la sproporzione, invece questo basta per spiegare il 35% della sproporzione, perché la maggiore causa che spiega il restante del 75% è uno spostamento di residenza,
di interi nuclei familiari e giovani della propria residenza dai comuni del Capo di Leuca presso altri comuni della provincia di Lecce, soprattutto nella zona, diciamo, di Lecce e del territorio più a ponente, mentre lo stesso problema ce l'hanno anche il territorio levantino della provincia di Lecce, o in altri comuni della regione Puglia, o in altri comuni d'Italia o del mondo. Praticamente c'è una emigrazione dei nostri giovani. Noi siamo giovani che siamo emigrati, io sono tornato qui da 3 anni in pianta stabile, loro vivono ancora un piede a Torino, un piede qua, hanno una scappata molto lunga perché il piede in due posti molto distanti ce ne vuole, e non è una battuta di cattivo gusto, è proprio per dire che lo studente fuori sede è straniero in casa propria e in casa altrui. Ci sono molte situazioni, molte condizioni di vita che spingono le persone ad andare via da qui per motivazioni legate alla propria crescita professionale, alla propria crescita formativa, alla propria crescita o alla voglia semplicemente di viaggiare e esplorare le cose da un altro punto di vista, o a tantissime motivazioni. Solo che a un certo punto è sempre di meno il numero delle persone che poi concludono il cerchio partendo, viaggiando, stando fuori e poi facendo ritorno. Quindi molte persone, il problema, una delle sfide per chi resta qui è quello di dire alle persone che stanno, nostri conterranei che vivono altrove, di dire: vieni qua, immagina un futuro lavorativo anche qui si può fare, anche qui è possibile svolgere la tua professione, ovviamente adattandola alle esigenze del territorio. Anche qui si possono creare delle connessioni con altri territori nel mondo per poter evolvere, per poter creare rete, per poter creare connessione. Anche qui, se tu vuoi, se tu vuoi ovviamente, perché se non vuoi è un altro discorso, ma se tu vuoi tornare a vivere, se tu vorresti vivere qui, ma pensi che non sia possibile farlo, in qualche modo cerchiamo di capire quali sono le motivazioni che ti portano a spiegare questo, e cerchiamo di comprendere anche come poter fare in modo che queste motivazioni possano essere superate, qualche essere contraddetti nel senso positivo del termine. Capiamo le possibilità che offre il territorio dal punto di vista anche regionale, dei finanziamenti, eccetera. Il motivo per cui è nata Case Putè è questo: è nata grazie a un bando regionale, il bando PIN, Pugliesi Innovativi, che è ancora in corso, un bando sportello tra l'altro, per cui abbiamo presentato la nostra idea di innovazione sociale del territorio in cui viviamo. Ed è stata quella di offrire un insieme di servizi culturali e sociali destinati alla popolazione generale, laddove il nostro primo obiettivo è stato quello di puntare alla fascia anziana della popolazione, perché noi vediamo essere numericamente molto presente. A Gagliano del Capo ci sono nel 2017 1180 over 65 e 588 under 14, per intenderci, quindi c'è una sproporzione enorme. Puntiamo a loro e favoriamo quello che è il secondo tema di questo incontro, che è l'invecchiamento attivo. Invecchiamento attivo è una parola molto spesso utilizzata, sentita nelle pubblicità, soprattutto di regioni, di altre regioni italiane, un po' meno nella nostra, ma d'altronde occorre anche usare parole di cose che esistono sul territorio. L'invecchiamento attivo è un concetto, è una, non è una filosofia, è proprio un approccio della psicologia positiva, della psicologia che si occupa del benessere, laddove positivo è ancora un termine, diciamo, di natura buona, di natura energetica, di natura che tende al miglioramento, al benessere appunto, non è un termine come è usato in questo periodo storico che siamo certi finirà, non siamo certi, però lo speriamo finirà. Ad ogni modo, la psicologia del benessere dice questo: abbiamo aggiunto anni alla nostra vita, aumentando la vita media di una persona, ora il nostro obiettivo è quello di aggiungere qualità agli anni che viviamo. Ecco perché più anni e meno danni nel capo, inteso come capo, intendendolo metonimicamente come un cervello, oppure anche come capo di Leuca, quindi territorio, ormai l'avevo già detto prima, ma mi ripeto, ma magari qualcuno si è connesso adesso e non ha sentito quello che ho detto prima. Va bene, finiamo la quale spiegazione di meta. Ti faccio una domanda. Fammi una domanda. Cioè, per capire un po', voglio sapere, tu è lui, è il segretario della società.
Sai, noi ci confrontiamo continuamente su queste cose, quindi ora mi è venuta la domanda. Cioè, secondo te perché un tempo le persone, cioè anche prima, anche negli anni 60, 70, 80, i ragazzi emigravano, andavano all'estero, andavano nel nord Italia per questioni ovviamente legate al lavoro, alla formazione. Secondo te perché prima c'era un'esigenza maggiore di queste persone di ritornare e adesso si sente, i giovani la sentono meno? Allora, io non lo so se questa, diciamo, sentir meno sia reale o meno. Occorrerebbe fare uno studio antropologico, confrontare categorie differenti. Una cosa è certa, se prima il lavoratore si spostava in Svizzera per imparare a fare il carpentiere, poi era facile tornare qui e aprire una falegnameria, come ha fatto mio padre, per esempio, perché ovviamente le porte, c'è bisogno di ovunque. Molto spesso la difficoltà è quella di andare a Torino, per esempio, al Politecnico come te, specializzarsi in un certo settore, che per svolgere quel lavoro c'è bisogno di un certo tipo di sviluppo, anche industriale sul territorio magari, infrastrutturale in generale, no? E semplificavo industriale, però qui non c'è quell'esigenza lì. Ma in realtà tutti i mali vengono per nuocere, o meglio, vengono sì per nuocere i mali, però magari si ritrova sempre il lato positivo, non nel senso tamponistico del termine, in cui si può vedere il beneficio ed è il fenomeno che Michele Errati del Capo ha già illustrato molte volte, quello del long working, differenziato dallo smart working, del lavoro da casa. E quindi magari molte connessioni a distanza hanno dimostrato che un'azienda può andare avanti anche risparmiando tra le persone che lavorano sul luogo, riducendo in questo caso il rischio di contagi, ma magari anche portando altri tipi di risparmi. E questo sta portando a un fenomeno, se ne parlava anche infatti nella prima evento di questo festival del volontariato, il fenomeno inverso un po' del ripopolamento, della sfida, che comunque si possono fare delle cose da qui all'Arena Ferretti, si può fare, insomma, facciamo in qualche modo, però sarebbe interessante indagare le differenze, sarebbe ancora più interessante indagare i motivi per cui molte persone magari che non tornano oggi ma magari vorrebbero tornare, quali sono le credenze, quindi i pensieri che hanno alla base del fatto se torno lì magari non c'è lavoro, non trovo un posto, si va avanti solo per raccomandazioni, non ci sono opportunità, non conosco nessuno professionalmente. Io personalmente mi sono formato in Emilia Romagna e in Lombardia e quindi conoscevo bene il sistema sanitario di queste due regioni d'eccellenza d'Italia, nonostante io sia di Gagliano del Capo. Tornando qui 3 anni fa sono dovuto studiare il territorio, mappare, capire come funziona intorno a me, perché ogni regione d'Italia funziona in un modo differente a seconda delle varie normative regionali che regolano le varie professioni. Quindi c'è anche quella di difficoltà. Ovviamente c'è un tessuto sociale più complesso rispetto a quello di 50 anni fa, per intenderci. Ma è chiaro che la motivazione interiore può essere un movente, però occorre capire anche i fattori esterni che favoriscono questo rientro. Quindi, invecchiamento attivo, e concludo quel discorso, poi passiamo un po', se no poi magari riprendiamo, chiediamoci eccetera, è essenzialmente un insieme di attività che portano la persona anziana a poter incrementare ancora di più la propria attività cognitiva, il proprio benessere fisico, psicologico e sociale oggi lo diciamo perché siamo segregati in casa, il benessere sociale fa parte delle 3 componenti della salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo tutti, è così, biopsicosociale. Di conseguenza però deve essere l'ambiente intorno, anche in questo caso, torniamo alla questione dell'ambiente inteso anche come comunità, come comune, come gruppo di comuni, a poter mettere in condizione le persone di poter avere il modo per poter realizzare il proprio potenziale. Se io sono un anziano, ho 70 anni e ho voglia di imparare a suonare il clarinetto, ed è un mio desiderio così, magari mi viene la voglia e mi passa di testa perché uno mi sembra una cosa inadatta ad un anziano a 70 anni imparare a suonare uno strumento musicale, perché l'immaginario è quello invece del vecchietto seduto alla sedia.
e quindi c'è un problema di stigma e di ageismo e la discriminazione per età, ageism, etaismo sarebbe in italiano, solo che a molti italiano e l'inglese vengono mischiati, io mischio anche il dialetto perché è bello, e cosa molto territoriale, molto italiano, molto italiano. E poi c'è un problema invece anche fisico, chi mi insegna il clarinetto, no? E quindi magari comune la situazione, potrebbe presentare un modo per poter proporre, far venire quella voglia, quel desiderio, quell'interesse e poi andare verso l'azione. E questo ha dei benefici a livello neurale incredibili, proprio serve proprio da protezione e da prevenzione delle patologie tipiche della terza età, quali quelle neurodegenerative. E non è che lo dico io, lo dicono Reuter, Lorenz e Park, lo dice lo studio Finger, lo dicono tutta una serie di citazioni, di articoli, diciamo, internazionali che sono presenti nel libro che abbiamo voluto stendere per poter dare il modo divulgare più efficacemente tutto quello che adesso ci siamo detti vicino al fuoco, ma che poi sarebbe difficile dire in un post su Facebook, in un tweet, anche se non so cosa sia Twitter o in qualsiasi altro mezzo che limita il pensiero a livello di caratteri testuali. Detto ciò, Casa del Potere è una situazione che si fa uso di cinema e psicologia come mezzi per poter raggiungere questi obiettivi, anche altri obiettivi, ma oggi il tema è proprio quello dell'invecchiamento attivo e del fuorisede. E adesso faccio una domanda a te, Andrea, e anche a te, Gabriele. Dal punto di vista noi culturale, dato che voi siete responsabili delle attività culturali, e io invece quello dell'attività psicosociale, cosa fa l'associazione per poter agire, per poter intervenire positivamente sui giovani fuori sede e sugli anziani che abitano in maggior numero nel nostro territorio? Chi vuole cominciare? Vai tu. Sì, io. L'associazione si occupa sostanzialmente a due focus a livello culturale. Uno è incentrato sulla questione dell'archivio, quindi della raccolta di materiali di archivio, però di questo se ne parlerà più dettagliatamente Gabriele, e l'altra invece è quella di azioni concrete, quindi di divulgazione sia della cultura cinematografica ma anche di attività che creino scambio tra le generazioni tramite il mezzo cinematografico. Quindi nell'arco di questo anno, 2 anni di attività, quello che abbiamo fatto è stato cercare di creare dei format, delle attività a cui abbiamo dato vari nomi, che mettessero dentro quello che erano i nostri concetti legati al cinema e alla psicologia in quanto strumento per collegare, diciamo, la fascia d'età più anziane e le fasce d'età più giovani. Partirei dalla prima attività che abbiamo strutturato, che era un film che è un film Ti salva la vita. L'ultimo è stato fatto nel mese di dicembre 2019. Il film Ti salva la vita sostanzialmente nasce con un concetto, ovvero quello del cineforum. L'idea era un po' di andare a ristrutturare quello, più che ristrutturare, destrutturare e ricostruire quello che è il concetto di cineforum classico. Quindi, anziché proiettare un film per intero e poi commentarlo alla fine, cosa che dal nostro punto di vista era un po', cioè un po' un sistema andato, no? di mettere in scena quella cosa, abbiamo deciso di selezionare delle scene chiave di alcuni film principalmente che andavano a trattare una tematica che noi reputavamo interessante per il momento che stavamo vivendo, quindi anche a seconda di quello che era un tema caldo a livello sociale in quel momento, e dall'altro lato anche dei temi che fossero affini a quelle che poi sono le attività dell'associazione. Quindi selezionando alcune scene facciamo un'analisi psicologica delle scene e anche un'analisi cinematografica e le poniamo al pubblico che è di fronte a noi.
Il pubblico nell'arco dei vari incontri era sempre abbastanza variegato, quindi c'erano sia ragazzi della nostra età, sia persone anziane che si sono avvicinate all'associazione per i motivi di cui parlava Francesco, perché questa è un'associazione che cerca di mettere insieme queste fasce d'età. E devo dire che era molto molto interessante vedere la diversità di opinioni e alle volte anche spiazzante, perché commenti che ci si aspettava da persone più giovani arrivavano da persone più anziane e viceversa. Quindi in realtà era uno scambio molto molto proficuo. Abbiamo trattato argomenti come l'invecchiamento, abbiamo trattato l'Alzheimer, abbiamo trattato argomenti come la problematica di genere, la famiglia, me li faccio suggerire, non so se si vede ancora, mi sto facendo suggerire da Francesco. Quindi è stato uno scambio sempre molto proficuo. Un'altra attività che invece abbiamo messo in piedi, a un certo punto ci siamo resi conto di quella che era un po' un'esigenza, no? Che alcuni gli associati più giovani sentivano, perché oltre ad associati che sono costantemente in loco, cioè nel senso che vivono il territorio, Casa Cutera ha associati che vivono fuori sede, cioè sono dei fuori sede. Quindi una cosa molto, molto interessante era che alcuni di loro sentivano l'esigenza di voler mostrare quello che avevano imparato, quello che era stato il loro percorso formativo, quello che era stata anche la loro acquisizione di conoscenze e competenze al di fuori del territorio per poter poi un giorno ritornare, fare rete con il territorio stesso. Quindi abbiamo pensato un altro format che abbiamo chiamato semplicemente fuorisede. Fuorisede cos'è? È un momento di scambio dove noi invitiamo una persona che ha maturato un'esperienza professionale o un'esperienza formativa universitaria, post-universitaria, a condividere con noi quello che è il suo percorso e quello che è la sua specializzazione. Nel primo incontro che abbiamo fatto, principalmente abbiamo invitato un fotografo che ha girato tutto il mondo, che era Daniele Cagnazzo, che ha mostrato il suo lavoro e ha descritto quello che ha fatto nel corso degli anni al di fuori del Salento, al di fuori del Capo di Leone. Questo è per noi un modo per cercare di fare un ritorno, no? Cioè di creare un ritorno al territorio, di comunque risorse umane, competenze che il territorio sta perdendo, e cercare di mettere queste competenze e queste risorse in rete con quelli che possono essere i professionisti del settore, o possono essere persone che comunque sono interessate nel mondo del lavoro a quel tipo di risorse umane. E quindi questa è stata una delle attività che abbiamo cercato di promuovere poco prima della pandemia e che continueremo a portare avanti appena sarà possibile, perché il concetto con cui diciamo sono nate le attività di Casa Cutera è comunque un concetto di convivialità, presenza fisica delle persone, e questo è qualcosa che vogliamo cercare di appena sarà possibile, vogliamo riportare, no? L'ultima attività, che in realtà è stata la prima che abbiamo partorito, è stata quella invece di più strettamente collegata all'ambito artistico e cinematografico, ovvero portare sul territorio un po' quello che è il cinema, ma non il cinema quello fatto di grandi titoli o fatto di grandi autori, ma il cinema, anche momenti di condivisione con autori più meno conosciuti, portare anche esperienze cinematografiche come può essere la riscoperta della pellicola, la riscoperta di vecchie macchine da presa, portare della corsistica di base per chi vuole imparare gli strumenti, no? Per chi vuole imparare
a leggere un'immagine, per chi vuole imparare a qualcosa in più su quella che è l'arte del cinema. E quindi abbiamo questo, diciamo, blocco di esperienze, poi in un certo senso l'abbiamo chiamato panorama, perché il concetto era avere di fronte un panorama, cioè non limitarsi a guardare quello che è il nostro panorama, ma andare a cercare anche al di fuori, guardare nuovi paesaggi, guardare nuovi punti di vista. Così nel corso del tempo abbiamo invitato vari autori e con cui ci sono stati degli scambi, della partecipazione anche di varie fasce d'età. E anche in quel momento è stato di nuovo interessante, no? Andare a vedere, per esempio, le domande che venivano rivolte agli autori, dai giovani, dai più anziani. Quindi questa è stata una delle attività anche molto interessanti che abbiamo portato qui e che vogliamo continuare a perseguire, perché comunque uno dei cardini dell'associazione è quello della diffusione della cultura cinematografica sul territorio. Mentre la cosa che di cui ora... Cameraman! Bellissimo! Allora, Gabriele, quando cominciamo a parlare? Giusto, qui ed è tutto un po' così. No, diciamo che uno degli aspetti che reputavamo interessanti e che potevano essere un po' un punto di incontro tra il cinema e quella che è poi l'esperienza della psicologia, e in qualche modo, chiamiamola così, una ricerca, un interrogarsi su quello che può essere a grandi termini definito un archivio. Cioè, quello che ci interessava e che ci interessa attualmente era in qualche modo costruire una memoria o ricostruire una memoria del territorio, lavorando con delle fasce d'età molto diverse, anche con interessi diversi, no? Quindi con degli anziani e con delle persone giovani. Una cosa che ci interessava fare e ci interessava in qualche modo portare sul territorio, perché chiaramente ci sono esperienze simili in molti altri territori, era quello di provare a costruire un piccolo archivio del Capo di Leuca e magari su un territorio pian piano più esteso. Questo perché raccogliere questi materiali da un lato ci permette di incontrare nuove persone, di conoscere un pezzo, ricostruire un pezzo della storia dei nostri paesi. In questo lasso di tempo abbiamo avuto modo di incontrare dai cinematori a delle persone che semplicemente avevano le loro riprese del matrimonio, dei battesimi su VHS. Quindi diciamo che l'idea era quella di raccogliere dei materiali che più o meno dagli anni 60 poi fino agli anni 90, 2000 erano quei materiali fatti in casa, girati in casa, diciamo dei materiali definibili amatoriali, che la gente faceva, diciamo, ad uso familiare, quindi sia dei film delle vacanze, dei film dei matrimoni, dei film delle comunioni. Questo ci interessava appunto per ricostruire una memoria di questo territorio. E un altro, diciamo, aspetto interessante di questa ricerca era provare a rimettere in moto questi materiali, provare a riutilizzare queste immagini, provare a rimetterle in circolo in qualche modo. E, diciamo che abbiamo fatto questo soprattutto durante Siamo Supercampo, che quest'anno purtroppo a causa Covid non siamo riusciti a organizzare perché c'era una serie di limitazioni che abbiamo avuto, ma che lo scorso anno ha avuto, diciamo, un bel successo sia di pubblico che di partecipazione, diciamo, attiva di altri ragazzi che lavorano intorno all'associazione, e che sostanzialmente era un riprendere questi materiali in archivio e rimetterli in circolo in modo creativo, diverso, destrutturarli, ricostruirli, andare a lavorare in modo nuovo, secondo anche tante altre esperienze che ci sono su questo tema. Quindi diciamo che l'archivio, che è un progetto che piano piano stiamo iniziando a coltivare e che speriamo di riuscire a fare in modo sempre più strutturato, ruota un po' intorno a questa cosa qui: raccogliere dei materiali, rimetterli in circolo, andare
a lavorare intorno a questo tema, a interrogarsi intorno a questo tema, a interrogarsi intorno alla memoria, a interrogarsi intorno alle immagini, interrogare da un punto di vista, diciamo così, anche se vogliamo di ricerca, e poi una cosa che poi diremo anche successivamente su uno dei progetti, diciamo post-Covid che stiamo portando avanti, perché diciamo, è uno di quei di quelle cose che si può fare online, che si fa online. E niente, appunto, interrogare questa materia e provare a portare qualcosa di nuovo o di interessante sul territorio, in cui il territorio si possa riconoscere e possa in qualche modo andare avanti. E qui lascio la parola a Francesco che ci parlerà un po' di quelle che sono le sfide che stiamo portando avanti in questo 2020 e che proviamo a fare in qualche modo. Sì, prima appunto di parlare del futuro, dato che non sappiamo ancora a chi appartiene, abbiamo capito, c'è Andrea che ha freddo, dobbiamo ravvivare il fuoco. Vuoi fare cambio di posizione? No, basta che ravvivi il fuoco, sennò la cosa bella degli eventi a distanza è che almeno voi nelle vostre belle case avete caldo. Noi andiamo qui un bellissimo fogarire e proviamo a riscaldarci in qualche modo. E poi l'altra cosa bellissima di questi eventi a distanza è tipo quello che accade nei Griffin, che mentre fanno i fuoricampo, cioè che veniva inquadrato lui, i flashback, ok, che veniva inquadrato Gabriele in questo caso, io andrei, siamo andati subito su Facebook per vedere uno se ci sta seguendo qualcuno, due quante persone stanno seguendo, tre se qualcuno ha commentato, e i commenti ci sono, incredibile. Qui c'è un attimo i ringraziamenti in the middle, se no all'inizio e alla fine se li perde sempre qualcuno. Ringraziamo nuovamente CSV Brindisi Lecce per l'organizzazione di questo festival del volontariato, la giornata oggi internazionale del volontariato che festeggiamo quindi il 5 dicembre. Siamo onoratissimi di fare le redini di questo festival splendido che è iniziato ben 3 giorni fa, il 2 dicembre. Sono stati presentati dei lavori di ricerca sulla restanza, sono stati presentati i contributi di altre associazioni, vari webinar, la questione della formazione del volontariato, sono stati anche premiati appena prima di noi gli autori di video e dei lavorati testuali che parlano del volontariato tra i giovani, giovanissimi, proprio una delle sfide che ci preme, no? Quella del far rientrare il giovane, del coinvolgere un'attività di volontariato e di coinvolgere anche l'anziano, perché il tema dell'invecchiamento attivo non è solo imparare a fare cose nuove e quindi essere coinvolti in delle strutture bellissime, strutture intendo strutture territoriali, non strutture fisiche, non sedi fisiche, ma associazioni, attività di terziario, come ad esempio le Unitre, l'Università della Terza Età, diffuse sul territorio, e vorremmo che ce ne fosse anche una bella nel Capo di Leuca, più vicina e Andrano, ma ancora più giù si va, meglio è, oltre l'Euca di Figli, è tutto mare, però un'università da testa sul mare, bellissimo. Per favorire cosa? L'altro concetto che ne parlo nel libro, poi ogni tanto mi ricordo, ho scritto anche questo, e lo dico, il turismo della terza età, cioè se noi attrezzassimo i nostri liti per poter ospitare con servizi di attività culturali, attività per il benessere fisico, psicologico, sociale, per poter ospitare corriere, carovane di persone anziane degli Unitre, degli Hauser, delle altre regioni d'Italia e del nord Europa, come avviene da tante altre parti d'Italia, e favorire quindi quello che è noto come turismo della terza età, cioè persone che davvero vogliono trascorrere un mese di tranquillità fuori dal caos estivo in un luogo di balneazione, in un luogo dove c'è del turismo territoriale, del turismo artistico, del turismo culturale. Ovviamente se si crea una rete associativa forte, stabile, si può favorire questo che faccio dei riferimenti ad esempio al report, e qui riprendo la bibliografia, al report di Curtale, Pellegrini, Sarman e Scagnolari, turismo della terza età 2018, che lo trovate tranquillamente su Google. Se voi digitate turismo della terza età, vi esce questo bel PDF, leggetelo, tutto ciò che è gratis, non sto scherzando, anche quello che non è gratis, poi parliamo anche un po' di questo,
delle attività diciamo. Ah, devo lasciare aperto. Grazie, no? Scusate, perché il problema della diretta è pure questo. Ma andiamo alla pubblicità, non abbiamo pubblicità. E insomma, il turismo della terza età è un fenomeno che può creare lavoro ai giovani, può creare servizi agli anziani. Ed è solo una delle attività entro cui si può sviluppare un territorio come il nostro, per allargare, per destagionalizzare il turismo. Tempo fa si parlava di questi temi, qui a Gagliano qualcuno diceva che va bene, sì, l'invecchiamento attivo, il fuorisede, ma manca la prospettiva. Questa è una prospettiva di evoluzione del territorio, che ha perso anche nell'agricoltura, nell'ambiente, nell'ulivo, una delle risorse che ad esempio lo campava fino ad ora. Scusate se uso dei termini un po' proprio alla Camilleri, però vanno benissimo, perché è il nostro linguaggio questo qui, e bisogna trasmettere e parlare un po' come si sente, altrimenti non passa la vena emotiva. Quindi questo può essere un'evoluzione in positivo, e ce ne possono essere altre, e il nostro lavoro di volontariato sta molto nel riflettere su questi temi. Davanti al fuoco, bello, manca qualche traluccio, manca un bicchiere di vino, forse ce l'abbiamo, vero Lino? Gabriele, però questo è un modo per approcciarsi diversamente al territorio, di vederla in un'altra ottica. Questo, e qui facciamo una premessa prima di parlare del libro, che stiamo già parlando dei contenuti ma non della copertina, è quello di dire che insieme si può fare rete. Un altro elemento dato che veniva fuori dalla ricerca sulla restanza è quello che spesso molte associazioni non riescono a formare reti più grandi di 2, 3, 4 associazioni nel fare insieme dei progetti. Questo lo leggevamo in una ricerca per la quale abbiamo partecipato, quella del Creative Aging, promossa dall'ambasciata olandese in Italia, alla quale abbiamo preso parte con una call che ha raccolto più di 100 progetti in tutta Italia. Però spesso progetti sull'invecchiamento creativo, dunque favorire l'invecchiamento attivo tramite l'arte, tramite la cultura. Noi abbiamo partecipato in quanto raccolte di audiovisivo, videomaker e cinema, e spesso però non sono progetti che coinvolgono molte delle reti associative. È proprio nel centro del discorso che ringraziamo tutte le associazioni con cui abbiamo collaborato quest'anno, i partner. Ringraziamo in primis il Comune di Gavigliano del Capo per il partenariato, ringraziamo Contrabbando Speranza, con cui abbiamo svolto insieme, anche Edeno, con cui abbiamo svolto insieme l'evento in Supercampo. Ringraziamo il Comune di Corsano, ringraziamo la Station, e sensibilizziamo anche per lo random progetto La Station, e quindi anche siamo vicini alla difficoltà a mantenere la sede presso la stazione di Gagliano del Capo, di Arribiano, che poi si chiama Gagliano Leura, quella stazione. E so che anche CS Busalento e Brindisi Lecce, scusate, però insomma fa parte anche questo della diretta, è molto vicino a questo tema. E quindi lo ringraziamo tutti al centro, e tutti i nostri amici, collaboratori, interni, esterni. Ringraziamo ancora una volta Radio del Capo per tutte le mani, perché insieme si fanno le cose, altrimenti lo so, non si va da nessuna parte. Questo è il nostro fattore molto importante, quello sociale, di reti di associazione. Detto ciò, prima di passare un po' alla parte, diciamo, 2020-2021 e oltre di questa associazione, mi piacerebbe parlare del libro Piani e Menoni del Capo e chiudere il discorso. È il primo libro edito della nostra associazione, si può reperire contattandoci direttamente oppure tramite un'altra partnership, un'altra collaborazione presso la libreria Idrusa di Alessano, che tra l'altro sta svolgendo anche un servizio di consegna dei libri a domicilio nel comune del Capo di Leuca, perché non di sola pizza o pane vive l'uomo, ma anche di libri, diciamo. E questo non solo le pizze a domicilio, ma anche i libri a domicilio. È giustissimo, perché ovviamente è un modo per poter accrescere le proprie competenze, le proprie culture, ma anche per distrarsi da un po' le emozioni negative che ci attanagliano in questo periodo. Il libro, i ricavi di questo libro a chi vanno? Vanno ovviamente a finanziare le attività associative dell'associazione Casa Putea in toto.
Quindi anche questo è un atto di solidarietà, è un modo, l'altra difficoltà del fare le cose in maniera volontaria è quello di che comunque quello che vuoi fare a volte ha dei costi, e questi costi devono essere sostenuti attraverso dei bandi, attraverso delle attività sociali, attraverso una raccolta fondi, attraverso delle donazioni. Ovviamente questo è quello che mantiene poi, no? La materia che mantiene poi quello che crei, no? La creazione di queste reti associative. Detto ciò, il libro non è solo un'analisi di quello che avviene oggi, poi risponderemo anche a qualche commento, ma è anche una proposta, sono delle proposte. C'è delle domande? Sì, qualche cosa c'è. Dicevo di leggere prima, ma non mi ascoltavo, forse Gabriele l'ha letto. Ok, e ci sono delle proposte che noi avanziamo anche... che possono essere dei suggerimenti o anche delle pillole che criticate possono portare a delle idee migliori per poter fronteggiare, per poter favorire il rientro dei fuorisede, per poter aumentare i servizi per la persona anziana. Ovviamente occorre adottare una logica preventiva, una logica che vada alla ricerca del problema per poter prevenirlo. Quello dell'emergenza demografica è un fenomeno in atto da almeno un ventennio, ma andrà avanti ancora peggio nei prossimi vent'anni, perché semplicemente i baby boomer nati negli anni 40, 50, 60, che oggi si stanno approcciando alla soglia dei 60 anni di età, 65 anni di età, sono la maggior parte della popolazione. Nei prossimi vent'anni l'indice di vecchiaia può arrivare anche a 300, se ora è a 200. E quindi occorre prevenire creando delle attività che possano affrontare il problema con intelligenza, perché so che quello accadrà, perché lo dico ai numeri, allora mi attrezzo adesso a poter creare dei servizi per poter avere dei benefici adesso e dei benefici soprattutto nel prossimo ventennio. Il sostegno e la reintegrazione dello studente fuori sede, secondo noi, bisogna rispondere a quattro bisogni principali. Il primo bisogno è quello di sostenere lo studente fuori sede durante il periodo di formazione lontano da casa. Lo studente fuori sede, lo studente universitario, prendiamo questo riferimento, è straniero in casa propria e altrui. Vive degli stress molto superiori rispetto ai propri colleghi universitari che però vivono con i propri genitori, perché ci sono dei stress proprio di mantenimento, di far fronte a tutta una serie di esigenze che chi l'ha vissuto lo sa e chi non l'ha vissuto può leggerlo, comunque può immaginarlo dalle attività vicine. E quindi le associazioni dei paesi di appartenenza, i comuni, le amministrazioni devono comunque tenere per mano queste persone anche quando si formano altrove. Non è che se vanno via da settembre a dicembre io me li dimentico. Posso fornire loro, ad esempio, organizzare degli incontri divulgativi sul territorio di appartenenza per intercettare i reali bisogni di questi fuorisede e offrire dei servizi vantaggiosi a studenti fuorisede e famiglie, creando una rete di professionisti, ad esempio, disponibili a lavorare a distanza, e lo dicevamo prima del Covid, lavorare a distanza con delle tariffe agevolate per questi ragazzi che vivono fuori, per esempio. Perché non è che studi e basta, è che non guadagni nulla, e di conseguenza è anche un peso gravoso economico per le famiglie, e anche nello stress a essere campati non è bello per chi studia e sta fuori. Bisogno B è quello di far conoscere il laureato al territorio. Di conseguenza, oltretutto faccio un appunto, cioè, si sostiene anche un'economia diversa dalla nostra, cioè le nostre famiglie in qualche modo sostengono un'economia che non è quella locale, ma un'economia al di fuori, no? Cioè, certo, invece magari è un altro tema questo. Professionista che lavora a distanza, la consulenza a distanza, eccetera, può essere un modo per favorire l'economia anche del professionista del territorio, per esempio. Bisogno B, far conoscere il laureato al territorio. Di conseguenza, chi è che va fuori a studiare? Chi è che nel giro di 5 anni diventa professionista in un settore? Abbiamo competenze, usando la citazione di Gabriele, di campi di tutti i campi dello scibile umano, e ce l'abbiamo nel nostro territorio, solo che chi sono? Di conseguenza occorrerebbe, a nostro avviso, costituire un albo dei laureati per ogni comune o per ogni gruppo di comune, in modo tale che il professionista che è alla ricerca di un giovane laureato in quella disciplina possa cercare qualcuno a quale poter presentare un proprio posto di lavoro, un proprio tirocinio,
e viceversa ci si può conoscere anche per delle nuove professioni presenti sul territorio, quindi favorire anche far conoscere appunto il laureato, il neoprofessionista al territorio anche in questa maniera. D'altro canto occorre anche favorire lo scambio culturale di ritorno in questa iniziativa di fuorisede tramite l'incontro del laureato con la popolazione generale e i professionisti del territorio. Le nostre conoscenze che abbiamo maturato, abbiamo sostenuto studenti fuori a laurearsi nelle varie più prestigiose università del mondo, vogliamo che almeno ritorni la loro conoscenza a noi, vogliamo che almeno un'attività divulgativa, un'attività di incontro con i professionisti possa iniziare ad esserci un rientro innanzitutto delle idee, delle nuove idee formate, delle nuove conoscenze sul territorio, ed è già un buon modo di partenza per poter instaurare quegli incontri con i professionisti del settore, con i docenti delle università invece del Salento, per esempio, del nostro territorio. Bisogno C, far conoscere il territorio al laureato. Lo dicevo di me prima, io mi sono laureato in Lombardia, in Emilia Romagna, conoscevo il sistema sanitario di queste due regioni, non sapevo nulla di come funzionasse in Italia, e in Puglia, scusate, anche in Italia, perché ognuno funziona a modo suo, non sapevo nulla di come funzionasse in Puglia. Ci ho messo 2 anni per poter capire come muovermi da psicologo libero professionista, e questo è il terzo, quindi ho iniziato poco fa a capire come muovermi. Quindi l'azione 5 è quello di organizzare gli incontri pubblici su tematiche di rilevanza territoriale dedicate a studenti fuori sede, favorendo l'incontro con i professionisti del territorio. Se io so che il sistema Puglia fa un bando per pass laureati, devo informare i miei studenti universitari laureati, se sono un comune, se sono un'associazione, e dire guarda che c'è questo bando, e favorire la partecipazione a questi finanziamenti che, se non vengono sfruttati, ritornano a dove sono venuti. L'azione 6 è l'organizzazione di incontri pubblici sulla bandistica, appunto mi sono anticipato, sulle opportunità di lavoro e tirocinio da svolgere sul territorio. L'ultimo bisogno, quello D, è di favorire la ricerca sul territorio, coinvolgendo gli enti accademici per intraprendere delle linee di ricerca sul territorio, mettendo a disposizione delle borse di studio e dei premi per ricerche e tesi di laurea di rilevanza per il territorio. Lo dico anche questo non perché io mi sia alzato una mattina e lo abbia immaginato. Io semplicemente, la mia tesi laurea in psicologia dell'invecchiamento è stata premiata con un premio nazionale promosso dalla CGIL con sede a Bologna, che premiava le migliori tesi sull'argomento specifico del potenziamento della memoria, perché a loro serviva fa avere quelle conoscenze per poter favorire le loro azioni. È una somma, diciamo, non eccessiva di denaro, cioè per motivare un giovane a voler presentare un proprio tesi, a fare una ricerca, bastano anche 500 euro per intenderci, non parliamo di milioni di euro, solo che favorisce la simulazione, perché in questa maniera magari ci sono 10 persone che partecipano per un paio di contributi, per una borsa di studio eccetera, e quindi 10 temi che vengono affrontati sul territorio. Occorre parlare anche di denaro, perché altrimenti rimane tutto un discorso campato in aria. E invece spesso la sfida è proprio quella, continuare a poter fare le cose che vorremmo fare con i mezzi che abbiamo, e di conseguenza occorre anche parlare questo, secondo me, secondo noi, quando si parla di volontariato. Spazio a dei commenti. Ti leggo i commenti, così li commentiamo insieme. Ringraziamo anche chi commenta. Gianni, non facciamo il cognome. Secondo me serve oggi un approccio nuovo e diverso nei confronti del mondo del lavoro, una mentalità creativa e propositiva, e credo che stia diventando un problema nazionale e non solo nel Salento in generale. E a questo commento risponde Gabriele. No, sicuramente il mercato del lavoro, il mondo del lavoro è cambiato radicalmente rispetto al passato. Cioè, ci siamo ritrovati sicuramente in un mondo diverso da quello che ci avevamo descritto, che pensavamo sarebbe stato. Sicuramente occorre ripensare il mercato del lavoro, occorre ripensare molte cose in quest'ambito. Poi sicuramente non so se siamo noi a dover offrire delle risposte, però diciamo, noi in quanto studenti giovani sicuramente ci troviamo ad affrontare delle situazioni diverse rispetto a quelle che hanno affrontato i nostri genitori, con strumenti sicuramente diversi,
con magari delle prospettive anche diverse, perché sicuramente abbiamo maturato quasi tutti delle esperienze all'estero, abbiamo avuto la possibilità di avere un'istruzione superiore, quindi siamo chiamati in primo piano ad elaborare delle risposte al mondo di oggi che stiamo già vivendo. E nella pratica chiaramente ci sono delle risposte specifiche ad ogni aspetto, ad ogni componente di un mondo così complesso come quello che viviamo oggi, che non è riducibile. Spesso l'errore che si fa, credo, nel pensare che una struttura complessa come il mondo in cui viviamo sia qualcosa di semplice o di banalizzabile. Quindi sicuramente bisognerebbe riflettere su quello che succede e che stiamo vivendo nel mondo del lavoro. Ecco, qualche altro commento? Anche così si riuscirebbe, sempre Gianni, anche così si riuscirebbe a destagionalizzare i flussi turistici. Credo questo quanto sia riferito al turismo della terza età. Mm-hmm. E forse anche questo tema è interessante secondo me, perché le attività che noi abbiamo proposto, soprattutto anche quelle a livello cinematografico, erano comunque non escluso sul supercampo, erano quasi tutti in periodi non estivi, cioè quindi periodi invernali, e ovviamente nel nostro caso erano dedicate alle persone locali, non dedicate sicuramente a un turista. Però secondo me continuare a fare questo tipo di attività, che non siano attività legate semplicemente a un turismo che è quello massimo, no? Cioè un turismo quello che il capo di Leuca, ma anche tutto il Salento ha vissuto negli ultimi anni, è comunque un modo per cambiare un po' la mentalità di chi, cioè cambiare un po' la ricerca, cioè ciò che uno può trovare, l'offerta, quindi, e quindi anche la ricerca di ciò che uno può trovare su questo territorio, la domanda, e la domanda e l'offerta, certo. E quindi dall'altro lato andare a proporre delle attività che magari sono anche culturalmente più interessanti in periodi diversi dell'anno, cioè che non è semplicemente andare al mare e mettere l'ombrellone, ma è qualcosa che può attirare il turista 365 giorni l'anno, sarebbe proprio perfetto, però magari anche da marzo a ottobre andrebbe già bene, no? Senza dimenticare, solo per concludere, anche l'offerta turistica, non solo per le persone che sono fisicamente, non hanno problemi di salute, ma anche a avere sempre, come diceva Don Antonio Bello, dobbiamo iniziare sempre dagli ultimi, quelli con maggiori bisogni, con maggiori difficoltà. Voglio, per cui mi piace citare ad esempio l'attività che con Maria De Giovanni di Sunrise Onlus, dell'attività per la sclerosi multipla, per l'attività per poter andare a mare anche per pazienti con evidenti difficoltà motorie. E mi piace anche ringraziare ovviamente specialmente Lucis in fundo, Salento Alzheimer, con cui abbiamo molto collaborato e continuiamo a collaborare sempre, professionalmente sono molto coinvolto, per la tematica di sensibilizzazione alla persona anziana e di, con demenza, con Alzheimer appunto, e di aiuto e di formazione del caregiver formale e informale, quindi del familiare, nell'assistenza a questo tipo di patologia che coinvolge non la persona, ma almeno la famiglia. E di conseguenza andare a creare una rete che possa essere anche coinvolgente, che possa coinvolgere socialmente persone con difficoltà maggiori, quindi con bisogni maggiori, con esigenze maggiori. Ricordiamo che dalla disabilità si impara sempre, il motivo per cui ci mandiamo i messaggi era perché serviva inventare un modo per comunicare per persone sordomute, altrimenti non si poteva usare il telefono in qualche modo, e da lì usiamo tutti. E sono un breve esempio per dire che comunque c'è tanto da fare, ma c'è sicuramente prospettiva da questo punto di vista, perché c'è bisogno
e se si solleva questo bisogno c'è domanda, ma alla domanda occorre rispondere con l'offerta e l'offerta va creata preventivamente per tutto il resto, e questa è un po' la logica. Poi Gianni, sempre tema, questo è il nome. Gianni, Gianni, molto interessante. Francesco, grazie Francesco, ragazzi. Antonella, ci staremo senza di tutti. Maria Grazia invece scrive: il turismo di qualità trasformerebbe il Capo di Leuca. Penso che Maria Grazia la pensi proprio uguale, allora, se non sbaglio, poi viene proprio a Leuca, quindi proprio trasformerebbe, darebbe proprio vita alla cittadina, penso tutto l'anno, non solo purtroppo i mesi estivi. E poi interessante ricerca sulla distanza, lavoro interessante, Anna, che ringraziamo. Siamo contentissimi che Interessi nasce da un'esigenza di raccontare, anche motivare il senso di Casa Putea. Casa Putea è un po' un anagramma, perché capu, pensare alla capu contro il capu, casa Putea, bello, no? Lui non era d'accordo, però il 2020 di Casa Putea, la maggioranza. Gabriele, il 2020 di Casa Putea com'è stato? È difficile, perché come penso tutti i piccoli spazi culturali o comunque i luoghi in cui si crede parecchio nello stare insieme, nel vivere, diciamo, un senso di condivisione, è stato sicuramente un anno difficile, un anno in cui molte cose non si sono potute fare. Però d'altro canto una delle iniziative che stiamo portando avanti anche da poco in realtà è una newsletter, in cui sostanzialmente una newsletter non di spam, perché spesso newsletter e spam vanno un po' a braccetto, però l'idea è di creare, cioè l'idea, quello che stiamo già facendo è, peraltro potete lasciare la vostra email se volete essere aggiunti a questa... Ci scrivete in privato, magari. Mettiamo il link nei commenti. Ok, questo giro di newsletter. Il senso è offriamo dei contenuti che sono dei contenuti sia di testo che visivi, che riflettano in qualche modo intorno ai temi della memoria. Quindi affrontati sia da un punto di vista, diciamo, più prettamente psicologico, sia da un punto di vista mediale. Per esempio la prima newsletter che abbiamo inviato aveva come tema il ricordo del Covid. Da un punto di vista sia, diciamo, personale, psicologico, memoriale, che da un punto di vista che da un punto di vista mediale, quindi come il Covid, nello specifico l'esperienza del lockdown, è stata raccontata per immagini, come entrerà a far parte del nostro immaginario. Caso emblematico è quello del famoso video dell'11 settembre, dello scontro degli aerei sul territorio gemello. Quindi abbiamo un po' il discorso che abbiamo fatto, partire da quel fatto lì per mostrare e ragionare su come l'esperienza invece del lockdown è diversa sia dal punto di vista appunto psicologico che dal punto di vista mediale. Quindi se avete voglia potete lasciare appunto la vostra email, lasciamo tutti i contatti. È un modo per offrire un contenuto, è un modo per ragionare, insomma, intorno a queste cose. Ok. Si può anche, secondo te, dire qualcosa sul tema della prossima newsletter o non possiamo svelare nulla per questioni di sorprese? No, dai, secondo me lasciamo un po' a sospeso questa. Cioè, il bello della newsletter è anche aprirla e farsi sorprendere da quello che c'è. Cioè, sarà sicuramente una riflessione. Sicuro che non vuoi dire nulla, proprio zero. No, niente. Ce lo richiedono. Nessuno. Privatamente. La newsletter è un modo per rimanere nella vostra spam tutto il tempo. No, oltre a questo, ovviamente la nostra è una newsletter cioè nel senso aperta anche a contributi e a riflessioni esterne, quindi nel senso è iniziata da noi già in questa seconda edizione, perché comunque sarà un invio al mese, tratteremo un tema al mese,
già in questa seconda newsletter che manderemo, ci sono contributi di persone che ci saranno contributi di persone che hanno deciso di sposare il nuovo tema. Quindi chi oltre a leggerla vuole contribuire può anche scriverci per rispondere, commenti sulle varie newsletter. Cioè, si trova il modo, se si vuole anche di fare rete da questo punto di vista, esatto. Come se fosse un breve editoriale. E sicuramente poi sul 2021 di Case Putea invece come lo immagini? Io immagino un 2021 dove sicuramente dobbiamo recuperare quello che non siamo riusciti per ovvi motivi a fare nel 2020 e cercare, appena sarà possibile, di recuperare quello che la convivialità, recuperare diciamo, le attività nel nostro spazio. E oltre a questo stiamo lavorando a nuovi progetti anche a livello editoriale e speriamo presto nel prossimo futuro di... E sicuramente anche gli obiettivi, i bisogni, le azioni che abbiamo illustrato sui fuoriserie sugli anziani. E non è che lo diciamo noi e poi diciamo vabbè noi l'abbiamo detto, ma li fa qualcun altro. Ovviamente l'impegno è quello di iniziare a lavorare, continuare a lavorare, non iniziare, continuare a lavorare su questo progetto che sono contento che sia molto ben scandito. Poi come ogni progetto di qualità deve avere flessibilità e dunque adattarsi anche alle esigenze nel momento in cui lo vai a realizzare. Però siamo molto vicini ai nostri amici fuoriserie per un semplice motivo che tutti, io lo sono stato, loro sono ancora e tanti altri c'è mancanza. Il tema della restanza diciamo è successivo a quello della mancanza, no? In qualche modo. Quindi è una risposta, è un'esigenza, è un desiderio. E da questo punto di vista siamo felicissimi appunto di essere stati coinvolti ancora una volta a trattare questo tema, perché forse è emerso, forse no, però ce l'abbiamo molto, molto a cuore, molto, molto vicino. E non lo so se ci sono altri commenti, oppure passiamo alla parte finale, cosa dite? Michele vuol dire qualcosa? Michele non vuol dire nulla, e Gabriele? Neanche. Mancano 10 minuti. Mancano 10 minuti, però in realtà il tempo cos'è se non. Però avevo promesso che avrei fatto parlare il pappagallo di qualcosa, Andrea. Ciao a tutti. Dite bene? Ciao a tutti. Ciao. Non vuole parlare con lui. Non vuole parlare con lui. Bellissimo. Bellissimo. Questo è un momento. Momento di che possiamo più possiamo avevamo altro che così si può tagliare. Va bene, comunque. Il volontariato è una soluzione. Sempre e comunque. E il fatto che le fasce più giovanili e anche quelle più in là con l'età siano nemmeno rappresentate nelle attività di volontariato è sicuramente una sfida da affrontare, però coinvolgere queste persone in attività di volontariato, come noi facciamo ad esempio con i nostri amici, no, giovani, ma anche con quelli un po' più grandi d'età, è già una soluzione a molti problemi di benessere psicologico, fisico e sociale. Di conseguenza queste sono le mie conclusioni, ringraziamo ancora Giuseppe Busaretto, Prendi Lecce, tutte le associazioni che sono state coinvolte, tutte le associazioni amiche eccetera, e nella speranza di rincontrarci presto in presenza e di abbracciarci forte, per ora mandiamo un abbraccio virtuale e niente, semplicemente questo, siamo felicissimi di aver contribuito a questo festival e ringraziare tutti quelli che l'hanno seguito in questi giorni di festival e non vediamo l'ora di poter contribuire ancora per altre iniziative da fare insieme.